Giorno quarto? Sesto. No, è quarto. Però siamo qui da 2 anni. E Al stiamo 2025 ormai. preparando per il checkout e trasferimento a Yokohama. Fortunatamente ci serve solo un neanche un Treno. camion, un treno, No, basta lì una altro per JR JR. 600 yen, sai, su 5 euro e possiamo arrivare a Yokohama in un'oretta. Andiamo, dude! Ignacio! Check out, yes. Yeah. Andiamo? Che blu che sono, sono strablu. Andiamo a due. Pip. Stiamo cercando l'ostello e prenotato da Trime mi ha fatto un grande regalo perché siamo a Chinatown e questo è quello che abbiamo vicino. Arrivato in ostello, che è abbastanza gigante, c'è cioè tipo tutta la camerata con questi letti, c'è cioè tipo immenso. Paghiamo un po' di più di Tokyo, tipo 2 notti 6.000, che sono tipo quasi 60 euro, o meno 50 qualcosa. Bagni in comune, abbastanza nice qua, fatto nuovo. E poi almeno abbiamo i due drink gratis, caffè e quello che vuoi, orangi, giusto. E adesso andiamo a bagnare. Abbastanza caldo. Andiamo. Abbiamo trovato un buon ristorante posto Chinese China c'è proprio un ristorante e ora si mangia fuori piova stecca, mi sa che rimarremo qua un bel po' esatto, poi andiamo all'Ouso a pagare i biglietti del a lunch. offrire un po' di cash. Se doveste venire in Giappone, cioè questo tè non prendetelo perché fa davvero schifezza, vero Dur? Diciamo che ha un gusto particolare. Si mangia. Di qualcosa. Che cazzo. Finché comunque finché non esci, continuano a dire ricordo con le mani, ricordo con le mani. Oh, ah, ora buona di fina, senti. andiamo. C'è di Ah, cane, l'odore di. davvero una schifezza Sta quella di roba. scorreggere. Vabbè, andiamo. Riusciti anche a recuperare i biglietti del bus che ci aveva fatto una all'ostello, fortunatamente, perché hanno detto che se non sei residente è molto difficile prenotarli online. Quindi con 65 euro riusciremo ad andare da qua, Yokohama, fino a Osaka fra 2 giorni. E altro niente, siamo riusciti a farlo con un QR code, siamo andati a Lawson. Abbiamo fatto legge, ci siamo fatti aiutare perché qua sono stra bravi ad aiutare. E niente, adesso abbiamo pagato tutto. Adesso andiamo a Shinko, se non sbaglio, l'isoletta di Yokohama dove c'è un parco divertimenti e c'è anche un museo abbastanza speciale. Vediamo se riusciamo a entrare.
preparati nelle frasi come tirare fuori un nostro amico per pedofilia. Questa è una mina Alexandra, guarda dei guanci. Ebbene sì, il museum dei Cap Poodles. In teoria ci possiamo fare qualcosa anche noi. Devo fare 300 bombe. Vediamo. Farei quelle lì invece. Bandite su quelle lì. Biglietti fatti, sono 500 yen. Quasi 4 euro, una bel genere. Più abbiamo pagato 300, cioè andiamo a pagare 300 yen in più per farci i nostri noodles customizzati. E devi avere uno slot 20 minuti, abbiamo preso le 3:30, adesso ci facciamo un giretto per vedere qualcosa del museo. Bene, iniziamo a colorare allora. Adesso andiamo a riempirli. Sono ancora vuoti. Tag. Adesso ci mettiamo gli ingredienti. Bene, abbiamo i nostri noodles, c'è le patine, ora continuare a esplorare questa roba. Siamo a Bangkok Sud, andiamo a Bangkok Nord. Va bene, dai. Si parte. Salta su che andiamo. Tuk tuk tuk. Mai non bere il latte. Ciuccia ciuccia. Ma che si mette donna? Te che sei quello studiato fra di noi. Una. Sì, regia, siamo qua, io qua, ma sì, ti sento. Sì, oggi ci schimichiamo tanti di quei noodles che non avevo. Bene, fuori. Freddino, però non piove. E io ho fame, ovviamente. Un giorno sarà mia.
Abbiamo vinto la guerra. Abbiamo spiccato tutto. Dove andiamo adesso? A prendere acqua. Prendere acqua. Io ho mangiato uno in più. Sì, solo perché te sei mollo, non ho mangiato uno in più. Io non me la sentivo quella con... Ci vanno per il sito commerciale, abbiamo trovato una cosa molto carina. Soggettina romantica. C'è anche la colonna sonora a tema in un quartiere interessante con i nostri noodles sempre con noi. Sempre con noi. Fai vedere un po' il panorama, dai. Sì, l'ho già fatto vedere. Può stare adesso con un bel cut e B-roll. Siamo a questo Cosmo World, un po' freddino e forse torniamo indietro, spero che torniamo indietro. Voglio andare a casa. Stiamo aspettando il timelapse della vita che non arriverà mai. Bene, sono tornati in esterno. Docciati, io ho fatto un po' di esercizi, non sono nudo. Perché sei nudo? Lina è nudo in ostello. E ora andiamo a trovare qualcosa da mangiare. Di light. Pitakuya che ci hanno spaccato. Tantissimo. Aspetta. Più di questo terpa da fare schifo. Buono. Acqua del cesso. Che deodorante. Per ambiente. Sicuro, sicuro. Mamma mia. Fa meno schifo. Cioè, da caldo fa meno schifo di quello che... No, un po' meno forte. Se posso dirlo. Esatto, un po' meno forte di quello che hai preso prima. Bene, e si mangia anche oggi. GG. Con quelli ho basta, non ce la faccio più a mangiare comunque. Basta dir parolacce che dopo ti sentono. Sì, sì. Sì, sì. Guarda che non è attivazione. Sì, sì. E adesso controlli a posizione, tardi, duro. Efficienza zero. Tac, guarda qua. Noi siamo qua, dobbiamo arrivare qua. E come ci arriviamo? Scendi, esci e non rughi.